E Vallefoglia è una città di gente sveglia, non dorme quasi mai, perché chi dorme non piglia pesci. E quindi le iniziative, come si è visto, pur essendo una città industriale, di gente che lavora, che produce, che fa i bimbi, però abbiamo previsto tante di quelle iniziative anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche dei dialetti, perché sono le tradizioni di questi territori. E poi molti anche delle persone immigrate, soprattutto i giovani, oramai parlano i dialetti come quelli che sono nati qui a Vallefoglia, a Montecchio, a Bottega, in questi territori, in questa vallata. Per cui ecco, una settimana di dialetti che consente di portare in questa piazza del municipio, che è un luogo nuovo della centralità di Montecchio, di questi comuni confinanti che fanno insieme più di 50.000 abitanti, è una opportunità di socializzazione davvero straordinaria, anche di inclusione, e poi far sorridere le persone in un mondo in cui ci sono tanti problemi. È un fatto positivo anche dal punto di vista psicologico, insomma, le persone possono lavorare, mangiare bene, andare a dormire, ha bisogno anche di stare insieme, di socializzare, di sorridere, di capire ognuno di noi le ragioni degli altri, di tanti quelli che vengono dall'Italia e dal mondo, insomma, e sono tantissimi, ormai sono la maggioranza in questo territorio, quindi auspichiamo che ci sia tanta gente. L'anno scorso sono circolate 4-5 mila persone, quest'anno pensiamo, abbiamo adeguato anche un palco più grande, insomma, che ci siano tante persone e speriamo anche il tempo bello. Siamo a pochi giorni dal secondo festival delle commedie dialettali, compagnie dialettali, anche in passato avevamo organizzato tante iniziative, però è il secondo anno che si svolge un'iniziativa importante, una settimana intera di compagnie dialettali che si esibiranno davanti al comune in una piazza e devo dire che siamo fiduciosi di avere un grande pubblico come lo scorso anno. Compagnie dialettali ovviamente del posto, del territorio. La compagnia Improvvisando, la compagnia Nati per Caso di Montecchio e poi abbiamo invitato anche compagnie di Pesaro e Urbino. Da Pesaro abbiamo la compagnia Accademia e la compagnia La Piccola Ribalta e anche la compagnia Urbinate. Quindi un coinvolgimento provinciale che sicuramente porterà tanta gente. Le iniziative estive dell'amministrazione di Vallefoglia stanno andando molto bene, con tanta partecipazione. C'è voglia di uscire, di stare insieme, di divertirsi, di ridere, quindi ballo, musica. Questa volta c'è un passo in più, insomma, quello di cercare di far ridere la gente. Quindi sicuramente passeremo una settimana, la prima settimana di Ferragosto, prima delle ferie, con tante risate e divertimenti.